ragazzi, rieccomi qui con la storia delle pensioni, ma voi ormai lo sapete che lo faccio per il vostro bene. Proprio per questo oggi voglio parlare di un tema che sono sicuro vi infiammerà. Siete pronti? La domanda di quest'oggi è: cosa succede se l'estratto contributivo INPS è errato o incompleto? Sì, esatto, sto parlando di quella volta che ti sei accorto che nel lontano 1992 la tua azienda si è scordata di comunicare all'INPS i contributi versati o semplicemente l'INPS non li ha registrati. Insomma, diciamo che non si sa mai di chi sia la colpa, ma chissà perché quei benedetti contributi non ci stanno. Bene, io sono sicuro che non vi siete mai posti il problema. In effetti non vi do tutti i torti, la parola INPS genera allergia solo a sentirla nominare. Quindi uno meno ci pensa e più sta bene. Tanto ormai siete sicuri o vi hanno fatto credere che tanto la pensione non la vedrete nemmeno mai o che tanto sarà bassa. Che però, ragazzi, vi ricordo che è sbagliato perché dipende solo e esclusivamente da voi. Comunque, sicuri di questo, capita spessissimo che una persona non controlli se tutti gli anni che ha lavorato gli siano stati accreditati nell'estratto conto INPS. E questa purtroppo è una cosa che può accadere più spesso di quanto tu possa immaginare. Ma quali sono le motivazioni più frequenti dietro la mancanza dei contributi nell'estratto conto? Questo può succedere, mi raccomando, sia a dipendenti pubblici che privati, senza alcuna distinzione. E in alcuni casi le motivazioni sono dovute a veri e propri mancati versamenti da parte del datore di lavoro. In altri, fortunatamente, si tratta solo di piccoli disguidi che si risolvono semplicemente. Ad esempio, mi sono capitate sotto mano diverse incongruenze ed errori, spesso poi corrette dall'INPS. Ma per evitare spiacevoli sorprese, vi consiglio come prima cosa di controllare. Come potete controllare? In realtà è molto facile, appunto controllando il vostro estratto conto contributivo INPS, che certo, ricordiamo, l'estratto non ha un valore certificativo, però come scoprirete più avanti è sempre bene controllare, altrimenti non è sempre possibile riparare in tempo a questi danni. Per esempio, se siete nel sistema misto e siete prossimi al raggiungimento degli anni di servizio utile al pensionamento, se vi accorgete in ritardo che mancano alcuni anni, può essere che non si riuscirà a fare stime attendibili e valutare l'opportunità di optare per l'accesso alla vostra pensione. Certo, le variabili da considerare sono sempre molte quando si pianifica la propria pensione, ma sicuramente questa è una delle più rilevanti. Quindi il numero di anni che si hanno alle spalle come anni di lavoro è veramente il punto di partenza e il punto più importante. Come è noto, ovviamente l'amministrazione e il datore di lavoro sono obbligati ad effettuare il versamento all'INPS della quota di contributi a carico loro e della quota ovviamente del lavoratore prelevata dal trattamento stipendiale. Il rischio però di questi errori, se non è una perdita totale della pensione, sicuramente però si corre davvero il grosso rischio di una riduzione del montante finale contributivo previdenziale oppure di dover ritardare la data pensionistica. Insomma, il vostro caro assegno pensionistico, già leggero, potrebbe subire un altro tacito taglio o forse vi toccherà lavorare addirittura qualche anno in più. E se per caso avete scoperto che mancano i contributi? Bene, sicuramente oltre ad aver perso anni di lavoro, sono sicuro vi sentirete come se avete appena perso anni di vita. Ma tranquilli, non è tutto perduto. Per ottenere l'apertura della pratica per l'accredito, basta accedere alla propria area riservata INPS e inviare una segnalazione contributiva con la documentazione che attesta il versamento, ovviamente, degli anni mancanti. Se, una volta effettuate le opportune verifiche, scoprirete però che non ci sono periodi di lavoro dipendente perché il datore non ha versato i contributi, in questo la faccenda si complica un pochino e bisogna considerare se dall'inadempienza siano passati più o meno di 5 anni. Se sono passati meno di 5 anni, la faccenda rimane abbastanza semplice. Basta appunto darne tempestivamente informazione all'INPS. Quest'ultima, in cooperazione con l'Agenzia delle Entrate, avvia le necessarie verifiche per attestare effettivamente l'omissione. Se però, ahimè, l'inadempienza supera i 5 anni, allora i contributi sono in prescrizione. In questo caso né l'INPS può agire per ottenere i contributi, né l'azienda stessa può spontaneamente sanare la propria posizione, in quanto il debito è appunto prescritto. Cosa fare quindi? Si perdono tutti i contributi?
Calmi? Assolutamente no. La legge consente al lavoratore di servirsi di un particolare strumento denominato Costituzione di rendita vitalizia. Chiaramente, per avviare la pratica di recupero è necessario provare con dei documenti certi l'omissione contributiva. Quindi, dalla documentazione deve risultare l'esistenza del rapporto di lavoro, la durata e l'ammontare della retribuzione corrisposta. Con precisione, tutti i documenti si trovano elencati nella circolare numero 78 del 29 maggio del 2019. Per l'avvio della costituzione di rendita vitalizia non è necessario possedere un minimo di annualità di contribuzione e non è previsto alcun termine di prescrizione per la domanda di costituzione di rendita vitalizia. La rendita deve poi essere pari alla pensione adeguata o alla quota di essa che ti sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi. Per riscattare questi anni non è richiesto un requisito contributivo minimo. Tuttavia, non possono essere riscattati nell'assicurazione generale obbligatoria i periodi soggetti a contribuzione presso un altro ente previdenziale e i periodi versati alla gestione separata. In questo caso sarà possibile recuperare tali periodi mancanti o far correggere all'INPS eventuali incongruenze. E voi ragazzi, cosa ne pensate? Ditemi la vostra, vi è mai capitato? Siete riusciti a risolvere? Fatemelo sapere come sempre qua nei commenti, perché potrebbe interessare veramente a tantissime persone. E ovviamente, per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi al canale, che a noi non può far altro che piacere. Noi siamo arrivati alla fine di questo video, vi do appuntamento come sempre al prossimo. Ciao ragazzi!